L'idea di questo video mi è partita vedendo questo TikTok. 2 euro a Venezia. Un cazzo, regà, ma il caffè costa 3 euro. A parte che a Piazza San Marco costa 11 euro. E allora accogliamo questa challenge. Cosa compro a Venezia con 2 euro? Quindi mettiti comodo, prendi un bicchiere d'acqua e benvenuto in questa nuova Food Challenge! Venezia! Benvenuti in questo nuovo food vlog sudato, caldo di Venezia. Siamo a Piazza San Marco. Piazza del caffè a 11 euro. Quella è una delle due torri di Bologna. Lì probabilmente il caffè lo fanno a 11 euro, lì a 27. Il trucchetto per trovare cose a 2 euro o meno qui a Venezia è, prima di tutto, allontanarsi da questa piazza, ovvero Piazza San Marco. Informarsi sui bacari, un paio di questi, Dalele, oppure quello accanto a Dalele che si chiama Arcicchetto, una cosa del genere. Quelli sono i principali che andremo a vedere. Finalmente inizia la terza season del Covid, quella dove non ci sono più le restrizioni e si avvicina l'estate. Let's go! Buongiorno Venezia! Andiamo immediatamente su una gondola a mangiarci un po' di scampi sulla gondola. Ciao! Mi hanno salutato. Yeah! Dobbiamo dissetare, quindi io mi sono preso un'acquetta piccola naturale e lui si è preso un gin lemon. Ovviamente un gin lemon. Io invece preferisco aspettare per il budget di questo video. Infatti finora acqua 1,50 euro. Un po' anacquato però. 6 euro un gin tonic al chioschetto qua davanti. Partiamo dal bagaro più famoso, Dalele. Anzi dai, cioè letteralmente è impossibile prendere per sbaglio qualcosa a più di 2 euro qua. Abbiamo preso due taglieri e due bicchieri di vino. Totale pagato? Totale 5,20, sconto 5 euro. 5 euro? Vino? Questo è quello da 1 euro, praticamente è uno dei più costosi che c'è lì ed è ridicolo solo pensarlo comunque. Ne potete prendere due sostanzialmente con 2 euro. Oppure vi potete prendere un tagliere che costa 1,70. 1,60. 1,60 un tagliere, quindi... sa di qualsiasi vino rosso che ho bevuto, non è tanto meno di quello che, a cui sono abituato, quindi... Ci sta. Ora dobbiamo provare i taglieri però. Vai. Buono. Che mina. Quanta roba ancora abbiamo da provare comunque. Vieni qua con pochi euro, ti sfami, ti ubriachi e entri in chimica e ti rimangi ti rimangi qualcosa. Minchia. E dobbiamo considerare anche che lui è uno chef. Io non vi porto bazzeccole. Venezia 2 euro con un cuoco veneto. Tutto perfetto. Origano può essere. Morbido, non me l'aspettavo. Origano. Mina. Ma... allucinante. Da provare, Tonico, dai. Ma poco. Venezia, che bell'inizio. Non abbiamo ancora superato i 2 euro ogni singola cosa che abbiamo preso. Poi ti affacci accanto e trovi Arcicchetto che ti fa i cicchetti a 1 euro. Che sono sti mini panini simpatici. 1 euro a cicchetto, 1 euro a bicchiere di vino. In totale 4 euro. Siamo in budget? Ci saremmo potuti prendere due di ognuna, quindi due bicchieri di vino anche qui e due cicchetti. Siamo super budget. Super budget. Sono stato a Firenze, a Bologna, a Napoli. Partiti 100 euro in un giorno, una roba del genere. A Firenze erano partiti 140 euro in un giorno. Venezia? Ma che bello è fare questi video, incredibile. Aspetta. Muovi quanto è felice. Muovi quanto è felice. Sto sorridendo. È proprio felice oggi, oh. Vino decisamente buono. Decisamente buono di Cristo. Però dobbiamo provare il cicchetto. Com'è che... Cioè, lo schiaffi via e lo metti qua. Cin cin. Ma fra, ma è fuori, ma è fuori. Dicevo prima, bit è molto bello perché con questi cicchetti a 1 euro ciascuno ti puoi fare praticamente un aperitivo come vuoi, con un paio di amici, spendi 10 euro a testa e ti sei fatto il giro, ti sei preso, to, 5 cose di vino e 5 cicchetti a testa e stiamo in budget ancora. 1 euro ciascuno, quindi ne potevamo prendere 2 a testa. Andiamo a vedere la prossima che cosa ci aspetta. Un bel gelatino, ci sta. Stiamo on the road per un altro bacaro, praticamente un altro di quelli là che abbiamo visto finora. Abbiamo visto questo gelatino a 2 euro. Quindi why not? Monogusto, però sono 2 euro, quindi budget video. Nutella, tanta roba Nutella. Per 2 euro ci sta. Minchia che bello, fresco. Io l'ho preso al limone, lui alla Nutella. 2 euro in budget. Un bel gelatino tra un bacaro e l'altro. Che figura di merda, ho detto bacaro. Adesso andiamo al prossimo però.
abbiamo adocchiato una roba che adesso vi faccio vedere, che potrebbe essere interessante, potrebbe essere anonima, ma una bella scoperta. E abbiamo la cicchetteria veneziana. Se si chiama cicchetteria veneziana, direi. Dal nome speriamo sia una cosa che sia per noi. Bene o male, tutto ciò che ho ricercato e visto, eccetera, era da 1,50 ai 2, e abbiamo visto anche da 1 adesso. Aspettate che siete sporchi. Eravate un po' appannati, ok? Ora dovrebbe essere molto meglio. Scusatemi per questo terribile disagio. Benvenuti alla cicchetteria veneziana. Qua bene o male ti fai tutto quanto a partire da 1,50 fino ai 2 euro. Però ecco, siamo già in una posizione un po' più alto locata. Il vino era 1,50 ognuno, questo qui, 1,50 ognuno, quindi 3 in 2, più il panino e melanzana, il tutto 7,50, però contandoli sono 7 euro teoricamente totali, quindi siamo nel budget, ma c'ho coperto 25 a testa, 25 centesimi a testa. Vediamo com'è il vino. Brindisi, molto più fresco rispetto agli altri, un po' più saturato, bicchierino carino, not bad, not bad, me la collo. Proviamo il panino, questo qui, che stava lì sul bancone, bello scrocchierellante. Abilità, devi provare il melanzano. Ci siamo, direi che ci siamo. Io sono amante delle melanzane, sono fritte, sono buonissime, quindi vedremo con le mani, ovviamente. Buonissimo, melanzana con, non lo so, formaggio, molto molto buono, molto buono. Ripeto, non amo melanzane, quindi molto buono. Buonissimo. Poco più in là c'era questo bar che anche qui aveva tutto bene o male sotto i 2 euro. Tramezzini, snack, fritti, eccetera, eccetera. Ovviamente abbiamo visto questi mega tramezzini, non potevamo non prenderli. Stragolto. Quanto è grosso. Pieno, pienissimo. Io invece ho preso porchetta e peperoni. Guarda che roba. Bello, bello presente, guarda quanto è grosso, guarda. Dobbiamo provare ancora le mozzarelle, Ha personalità, è molto carino. 1,80 mozzarellina con prosciutto. Si vede che è da un po' che sta qua, Non è proprio super appena fatta. Cosa abbiamo visto di meglio finora? E poi va in giro e becchi proprio lei. Acquetta se hai sete, gratis. Quindi siamo nel budget. Aspetta che mi lavo le mani. Dissetato, speso zero. Siamo arrivati qui, vogliamo un attimo provare, però vi voglio far vedere un po' che bel mood. Tutto calmo, pieno di turisti, c'è da dire. Il sole che ormai se n'è andato, è tutto molto moody, molto carino. Qualche bicchierino di vino in più sarebbe gradito, infatti adesso poi vediamo dove tornare, se fare delle cose carine. Abbiamo chiesto a quella cicchetteria, bar, pizzeria, un po' di tutto. Decisamente off budget, abbiamo chiesto un po' perché non c'erano i prezzi, giustamente. Sappiamo benissimo tutti che quando non ci stanno i prezzi, vuol dire che i prezzi sono un po' variabili, un po', lo sappiamo benissimo. Quindi ci ha fatto vedere, guarda, per il vino, bicchierino, eccetera, sarebbe tipo 5 oppure 4,80, una roba del genere. E ha provato anche a comprarci. Ha detto, ma per voi magari facciamo 3,50. Frate, mi spiace, ma non... è scam. Non si fa così, quindi bidonato di brutto. A parte che è off budget a prescindere. Però no, cioè dai, ci hai provato, però è andata male. Finito questo vicolo, dovremmo avere Quebrado davanti, una cosa del genere. Che però era pieno, quindi siamo andati un pelo più avanti. Il vino era off budget, purtroppo. Abbiamo due cicchettini e due... sta morendo. Due cicchettini e due panini. Cicchettini 1,50 ciascuno, quindi 3 euro due cicchettini. E i panini 2 euro ciascuno, quindi 4 euro totale, 7 euro. Quindi comunque siamo nel budget. That's good. Nice, è bello grosso più che altro. Sì, ho messo come un barbone per terra. Ci sta, proviamo i cicchetti adesso. Stavo riflettendo, no? Da Lele, lì accanto a Arcicchetti, o Arcicchetto, mi sono reso conto che lì facevano i cicchetti a 1 euro, che erano i panini comunque con tanta roba. Cioè, erano fatti bene, tutto quanto, quality. Anche il vino e tutto quanto. Anche gli spritz abbiamo visto fatti quality. Beh, mi chiedono, dai cicchetti, ma come cazzo fanno a rientrarci? 1 euro. E come cazzo fanno? Buonissimi. E buoni in culo poi, tra l'altro. Proviamo adesso invece i cicchetti. Decisamente, capito, 1,50 già più ridotti e tutto quanto. Quindi, cioè, questi sono 1,50 più ridotti. Anzi, guarda qua, mezzo uovo e... Acciuga. Sì. Bam, tutto. Madonna, marmellata fortissima di mandarino. Gorgonzola. Pian piano... si mostra sotto, è un po'... Amo l'uovo, con l'acciuga, addio. Siamo in budget ed era pure carino. Forse finora l'unico che mi ha deluso a me personalmente era quello con le mozzarelle, il prosciutto, quella roba lì. Forse era un po'... più un baretto che un baccalà. Un po' off. Sì, era un baretto, però forse era un po', capito, too much. Comunque abbiamo visto che... è proprio la zona. Sì, la zona sicuramente, perché è molto turistica. Cioè, prende un fiume lungo con tutte trattorie, bar, pizzerie, tutte quante turistiche. Quindi fair enough, ci sta. Finora non ci sta andando male. Pensavo peggio, pensavo di trovare più difficoltà a farli. Poi ti alzi
passi da qui, fai due passi, arrivi al Baccaro Chip Shop e ti prendi un'ombra di vino, un vinello così a un euro. Ci sono le ombre a un euro. Le ombre ho scoperto adesso essere i bicchierini piccoli di vino, non i calici grossi, ma i bicchierini piccoli di vino. Prendiamo, io ne prendo un paio per me solo. Ci sta. Quindi io anch'io, quasi quasi. 4 euro. Let's go. Abbiamo preso anche le olive all'ascolana, tra l'altro. Ce l'hanno riscaldata in microonde, però vi dirò, non tutto questo granché. 1,50, 3 olive. Una media di 50 centesimi ad oliva riscaldata. Calda. Bella calda. Ci sono anche i cani. Andiamo di vino. Sto iniziando a bere per sete, uno dei più capienti finora. Un euro credo sia il più capiente. Più ben speso. Poi ti fai un bicchierino, ti fai un'olivetta. Così e così. C'era un nocciolino, l'ho preso a stecca il nocciolo, a Venezia. Il video più alcolico che vedrete sul mio canale. E let's go! Angolino di festa, comunque là, in fondo, che si trasforma nella quiete. Cioè proprio... Vediamo dove ci porteranno i vicoli di Venezia. I Venezia Vicolis. Quanti bicchieri saremo? Bicchieri counter, in questo momento qui. E anche il prezzo, vediamo quanto abbiamo speso in totale. È stra piccolo questo vicoletto, guarda che roba! Minuscolo. Potremmo salire? Sì, è vero, potremmo fare un po' di parkour e salire sopra. Te ne vieni alla COP, ovviamente, tutto in budget. Birretta come? Moretti. Moretti? Solo Moretti. Oppure Peroni, a vostra scelta, altre birre non esistono. Sotto i 2 euro, tutto in budget. Ho preso anche un energy drinkino tarocco, un Red Bull fake. E ci mettiamo qui, sulla grande pacchinozza qui. 50 centesimi e circa 1,10 euro. Quindi siamo nel budget. Ci siamo. Sa di Red Bull, un po' più anacquata. Stra chill sto posto. Ho avuto una conversazione con una papera, mi ha mandato a fare in culo però. Ma che fichi sono sti treni, raga. Ragazzi, è arrivato il momento più forse interessante. Il test del letto. A parte che qui c'è sta bitta in live. C'è bitta in live, però va bene. Test del letto. È un letto? Sì, ci sta. 7,5 su 10. C'è il ventilatore. Se non fosse per il fatto che è rotta la spina. Mi hanno chiesto 8 euro di tassa di soggiorno extra. 4 euro a notte. Ma porca troia. Day 2. Sono sceso dal B&B perché mi sono dimenticato, ovviamente, il dentifricio a casa, a Roma. Per fortuna c'è la COP qui vicino a dove alloggio. Dentifricio 1,09 euro. Quindi siamo ancora in budget. Tra l'altro molto carino, ho pagato con Satispay. Ultimamente mi ci sto trovando abbastanza bene. Ah, e oltre ad avere 5 euro di bonus con il mio link, potete avere fino a 50 euro di bonus ogni persona che invitate. Quindi date un'occhiata là sotto. Se ti sei dimenticato di mettere like, è il momento. Anche perché a 1500 like facciamo partire un progetto veramente enorme. Sto andando in stazione e ho visto sto mercatino simpatico del martedì. Budget 2 euro, non ho trovato nulla, quindi dovremo andare avanti con sta ricerca. Tra l'altro ho questo ciuffo maledetto che mi si è creato stanotte. Lo vedrete per tutto il video, probabilmente rimarrà qua. Caffè da 1,30 l'uno pagato con Satispay. E poi che fai? Non torni da Lele che hanno rifornito i panini. Becca quanto ben di Dio a un euro. Siamo qua con un po' di vinello. Prego, procedi pure. La ringrazio messere. Sono le 10:30 di mattina e abbiamo già due vinelli da un euro. Bello gustoso. E soprattutto questa volta finalmente uno da 1,20 e uno da 1. Paradossalmente il tuo che è più grosso è da 1. Siamo in budget. Non ci sta. La colazione degli dèi. Il salame di questo artista totale. Fatti vedere, mi raccomando, tutti i numeri della carta. Ok. Anche dietro. Ok. Ok. Video budget 2 euro, ma quanti soldi ha nel conto sul macchio? Almeno, secondo me. 3.000, okay. Secondo me ci può stare. Sì, dai. Posso ritirare solo la mia colazione. Che palle. Devo ritirare i soldi ogni volta che vado a mangiare. Che ecco, facciamo 50. Banconota da 50 o 2 da 20 e 1 da 10? 2 da 20 e 1 da 10. 2 da 20 e 1 da 10? Mi dai 5 euro se non è così. Porco. Profit. E mo questi chi cazzo me li cambia? Il portafoglio così pieno di 48 euro in monete da 50 centesimi. Abbiamo trovato un'altra fonte di vita in budget. La fontanella di fonte di vita minerale naturale. 0 euro. Enoteca al volto, anche qui ombre a 1 euro e quindi che non lo stai a fare. Assur macchio. 1 euro a ombretta. Dammi un altro per favore. Vorrei dire che è la prima volta che parlo. Ma non è vero. Day 3. È un buon giorno, si respira odore di erbetta tagliata, prati sistemati. Quindi se sei arrivato fino a questo punto del video io ti ringrazio, hashtag ci sono, perché hai le pallone gigantesche sotto. Se sei una donna,
problematico. Metti like, iscriviti, fammi vedere che ci sei, interagisci, positive vibes. Dimmi nei commenti la prossima tappa, prossima sfida, prossima cosa da fare. You rule the channel, you know. Ci vediamo alla prossima.